È domenica mattina, sono le 9, ci troviamo nella piazza dei Santi Apostoli davanti alla chiesa titolare del cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, uno dei favoriti per la successione a Benedetto XVI. Sta per cominciare la messa che il cardinale celebra nella sua parrocchia titolare. All'interno è arrivato un pullman di pellegrini proveniente da Giussano, ma la notizia è rappresentata più che altro dalla quantità di giornalisti che qui fuori attendono l'arrivo del porporato ambrosiano. Angelo Scola è uno dei favoriti, uno di coloro che potrebbero ricevere il maggior numero di voti nelle prime votazioni.